Al via il progetto sperimentale con il quale viene offerto sostegno alle famiglie che hanno difficoltà a gestire un loro caro in declino cognitivo. L'obiettivo non è solo dare un sollievo a loro che se ne prendono cura, ma anche coinvolgere i malati in un contesto adeguato, lasciandoli liberi di esprimersi senza sentirsi in difficoltà. Con attività di tipo ludico e socializzante vengono proposti laboratori di arte terapia, musicoterapia, pet therapy, così da rallentare il decadimento cognitivo. Un servizio molto importante per oltre 40 persone che presentano problemi di decadimento cognitivo o principi di demenza. Il centro è un servizio accurato, un servizio che ha delle prestazioni importanti che mirano non solo a dare un sollievo alle famiglie, ma che mirano anche a dare attraverso le loro attività un rallentamento di quello che poi è il decadimento cognitivo delle persone che lo frequentano. Servizio disponibile gratuitamente per le famiglie residenti nel comune di Vicenza. Dall'esperienza dei centri sollievo è nato il desiderio di sviluppare le attività per le famiglie che sono sempre più numerose nel richiedere servizi e abbiamo pensato appunto al sollievo a domicilio, ovvero la possibilità di avere delle persone che a tempo vengono gestite in famiglia su richiesta delle famiglie. Si rivolge a famiglie con malati di Alzheimer o altra demenza, la cui disabilità sia stata riconosciuta con diagnosi dei professionisti del Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze dell'azienda Ulssotto Berica.